Fondazione Barbara Fanni Fachera. È di questi giorni l'apertura della residenza Fanni, destinata in particolare ai pazienti in cura presso la clinica ematologica del Policlinico San Matteo e ai loro familiari. È questa una tappa significativa di un percorso iniziato alcuni anni fa per volere di Barbara Fanni Fachera e portato avanti dai suoi familiari. Barbara, malata fra i malati, aveva infatti compreso fino in fondo quanto sia importante una casa per chi è già così duramente provato dalla sofferenza. Nel grato ricordo della sua giovane vita, la città di Pavia onora con la civica benevolenza di San Siro la fondazione che porta il suo nome e che realizza così il suo sogno, simbolo di generosità. Ritira la medaglia la signora Antonia Cerchera Diaz. Grazie. Ricevere un premio di questo genere? Per me è un onore perché io che dico sempre che lo faccio, sono una tramite, la ringrazio di tutta la città, Barbara era una tramite, è grande, e va avanti adesso, e la città l'ha riconosciuto, e io come madre sono veramente tanto contenta. Bene, e ricevere un premio di questo genere, cioè, significa molto. Molto. Lei ha delle aspettative o che vanno oltre la premiazione da parte dell'amministrazione comunale? Noi non abbiamo mai chiesto niente di particolare all'amministrazione comunale, perché ce la siamo sempre andati avanti da soli. In futuro si vedrà. Mi va bene così com'è. Quindi le basta, ha ricevuto una deficienza da parte del... Ma per il momento direi di sì, noi abbiamo iniziato con 16 residenze a Pavia. Certo, non ci hanno mai creato difficoltà là dove abbiamo dovuto ristrutturarle e farle, questo non ho mai avuto difficoltà. Poi il nostro sogno finalmente si avvera, e ci arriva la possibilità di fare la fondazione Barbara Fanni Fachera, cosa che mai probabilmente avremo bisogno di chiedere al comune la collaborazione, perché la nostra residenza nella Palazzo Parco, noi al terzo piano abbiamo 43 appartamenti dove abbiamo tutti i malati, i bambini, i ragazzi, eccetera, eccetera. Noi siamo proprio appoggiati sull'ospedale, ci divide il legno. Ecco, l'unica cosa che noi probabilmente dovremmo chiedere è il ponte per i nostri malati, perché è una cosa già prevista tra l'altro, il ponte perché i nostri malati possono raggiungere la televisione con la pediatria e non le muove. Qui c'è un raggiungimento più facile. Bene, lo speriamo anche noi. Grazie.